La manifestazione Borgo e Sapori di Orso Marzo si conferma quale vetrina commerciale dei prodotti calabresi, un progetto evento voluto dal primo cittadino Antonio De Caprio, che ha sintetizzato la logica dell'iniziativa che si terrà domani sera nel Borgo. Frutto di una politica di scelte consapevoli sullo stato in cui versa il territorio dell'Alto Tirreno Cosentino. Abbiamo inteso proporre questo convegno per parlare non tanto del prodotto tipico in sé, ma prendere spunto da un prodotto che in buona parte della regione Calabria viene utilizzato ed è divenuto un'opportunità di sviluppo economico e sociale, e che invece sul nostro territorio, come è facile intuire, non riesce a decollare. Parliamo di prodotti di cui non c'è bisogno di fare una scuola di formazione, siamo formati, sono le nostre tradizioni, la nostra storia, sono quei cibi che ci crescono, ancora oggi ci crescono perché abbiamo questa fortuna di mangiare genuino, di mangiare i prodotti della nostra terra. Quindi parlare del prodotto tipico, il prodotto che è stato ed è tuttora un sostegno per le famiglie, e capire come i giovani possono aderire a strade di autoimprenditorialità e quindi di sviluppo economico del territorio, sfruttando ciò di cui noi già siamo ben forniti, ben formati. Una manifestazione che si ripete anche quest'anno, dunque, che ha però alle spalle un circuito di forti sinergie nate nel tempo. Borgo e Sapori nasce quindi dalla collaborazione di case vitivinicole nostrane, della nostra provincia e non solo, quindi della Calabria, che si mettono a disposizione per far conoscere il prodotto che esce fuori dall'attività sul territorio calabrese. Un prodotto quindi vinicolo che sta assumendo sempre più importanza a livello nazionale e internazionale. Noi siamo qui, una piccola realtà che vuole crescere, che vuole mandare dei segnali, che vuole essere anche di esempio per i territori limitrofi, affinché si trovi la chiave giusta per stimolare e per aiutare i giovani a intraprendere una strada di sviluppo e di certezza per il futuro.